Sindaco, oggi un incontro con il questore, dopo un tavolo in tecnico anche in commissariato. Si è parlato ovviamente dei migranti. Sì, assolutamente. Abbiamo intrapreso, appena insediati, un rapporto diretto, proficuo, con la prefettura di Imperia, con la questura di Imperia. Il signor questore è venuto a salutarci ufficialmente. Abbiamo fatto ovviamente il punto della situazione. Noi sappiamo che Ventimiglia è una città difficile per quanto concerne la sicurezza e l'ordine pubblico, e quindi serve assolutamente un'implementazione di risorse, di attenzione da parte delle forze dell'ordine per la nostra città, per garantire quella minima serenità che meritano i ventimigliesi, ma anche i turisti che approcciano la stagione estiva. Devo dire con piacere di aver avuto delle risposte importanti, interessanti. Ci sono 3 nuove pattuglie della Polizia di Stato che si stanno insediando in questo momento. Ci sarà un potenziamento del controllo in zona via Tenda, Gianchette, sul litorale, alla stazione ferroviaria, insomma nelle zone un po' più calde, episodi di risse, di violenza. Abbiamo degli strumenti, delle ordinanze che stiamo valutando insieme come rendere più attualizzate per contrastare questi fenomeni di bivacco, di illegalità, per garantire decoro pubblico. Ecco, noi come nuova amministrazione attueremo tutti quegli strumenti per quanto di nostra competenza, coordinando le nostre azioni con quelle della questura, per cercare di rendere efficaci misure, anche nuove se del caso, affinché la sicurezza dei ventimigliesi sia un dato di fatto che sia garantito. Questore, voi avete anche già in comitato di ordine pubblico e sicurezza parlato di presidi fissi. Ma io oggi sono qui innanzitutto per salutare il signor sindaco dopo l'insediamento dei giorni scorsi, augurargli buon lavoro, e poi anche per garantirgli che da parte delle forze di polizia ci sarà il massimo impegno sul contrasto dei fenomeni di immigrazione clandestina e di controllo del territorio e prevenzione generale dei reati. Noi abbiamo del contingenti aggregati su Ventimiglia con numeri abbastanza consistenti. Questo dimostra l'attenzione che tutto il Dipartimento Pubblica Sicurezza e il signor Capo della Polizia pone sul territorio di Ventimiglia. I servizi in atto sono stati molto efficaci, abbiamo raggiunto grandissimi risultati. Rafforzeremo ulteriormente i dispositivi con degli ulteriori rinforzi che sono stati messi a disposizione in questi giorni dal Dipartimento, con ulteriori 6 pattuglie del reparto prevenzione crimine Liguria che opererà sul territorio di Ventimiglia. Volevo dire che i segnali che in questo momento abbiamo sono abbastanza incoraggianti, perché il numero di respingimenti sono in linea, sono in norma con i giorni scorsi, e il controllo del territorio è molto efficace. Fenomeni allarmanti di reati, particolarmente di allarme sociale, non ne abbiamo avuto. Laddove ci sono stati dei segnali un po' di maggiore attenzione, siamo intervenuti con le pattuglie a disposizione che immediatamente hanno identificato e segnalato l'autorità giudiziaria responsabile di questi reati. Il mio motto, così il mio modus operandi, è quello di fare squadra tra tutte le forze di polizia che operano sul territorio, quindi non solo i colleghi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con cui c'è sicuramente una sinergia efficacissima, ma utilizzando tutte le risorse a disposizione della Polizia di Stato, quindi compresa la Polizia di Frontiera, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, che sono impegnatissime su quello che può essere il massimo sforzo, la massima attenzione sul gestire del fenomeno migratorio e la prevenzione dei reati.